1973, Anatoly Fomenko, ricercatore presso la Facoltà di Matematica dell'Università di Mosca, occupandosi di questioni di meccanica celeste, incappò in un articolo dell'astrofisico americano Robert Newton, pubblicato nel 1972, dedicato allo strano salto del parametro di secondo, cioè la cosiddetta derivata seconda dell'elongazione lunare. Come mostrato in figura, consideriamo l'orbita della Terra intorno al Sole e l'orbita della Luna intorno alla Terra, che per semplicità sono state raffigurate come delle circonferenze. L'elongazione lunare non è nient'altro che l'angolo sotteso dai vettori Terra-Sole e Terra-Luna. Il parametro di secondo, cioè la derivata seconda dell'elongazione lunare, varia nel tempo e può essere calcolato attraverso le date di antiche eclissi conosciute. La dipendenza dal tempo di questo parametro è stata stabilita da Robert Newton, il quale esaminò un gran numero di testi antichi, in cui selezionò 379 osservazioni di antiche eclissi di cui la data ed il luogo di osservazione potevano essere determinati con precisione. Il valore di D secondo dipende dalla scelta della data dell'eclisse. Robert Newton si basò sui dati delle antiche eclissi riportati dalla cronologia scaligeriana. Così facendo, calcolò 14 valori di D secondo, da cui estrapolò il grafico sperimentale di D secondo in funzione del tempo. Come mostrato in figura, questo grafico presenta un salto tra il VI e l'XI secolo. Questo salto inaspettato non veniva spiegato in alcun modo dalla teoria gravitazionale e suscitò un'enorme discussione, sfociata poi in un dibattito scientifico organizzato nel 1972 dalla Società Reale di Londra e dall'Accademia Britannica delle Scienze, che non portò a nessuna spiegazione plausibile che potesse chiarire questa situazione. E così lo stesso Robert Newton propose di attribuire la causa di questo misterioso salto all'azione di misteriose forze non gravitazionali esistenti nel sistema Terra-Luna, forze che non si sarebbero più manifestate in nessun altro modo ed in nessun altro posto. Qui entrò in gioco Fomenko, che, interessatosi della situazione, non essendo convinto dell'ipotesi sostenuta dall'astrofisico americano, decise lui stesso di verificare e provare a trovare una soluzione a questo problema del parametro di secondo. Fu a questo punto che si ricordò di aver sentito parlare degli scritti di Morozov, che nell'opera Christos aveva proposto alcune nuove datazioni di antiche eclissi. Lo stesso matematico russo aveva una posizione molto scettica nei confronti delle opere di Morozov, di cui aveva sentito parlare nei corridoi della facoltà di matematica all'Università di Mosca, e lui stesso era sicuro dell'attendibilità della cronologia scaligeriana. Non avendo nulla da perdere, superando il suo scetticismo, Fomenko decise di ricercare la tavola astronomica di Morozov, contenente le nuove datazioni di antiche eclissi, e calcolare così di nuovo il parametro di secondo utilizzando lo stesso algoritmo di Robert Newton. Con sua somma sorpresa, vide che utilizzando come riferimento le nuove datazioni proposte da Morozov, questo salto scompariva per essere sostituito da una linea retta e orizzontale che fluttua attorno ad un valore costante uguale a quello attuale. Successivamente, questo lavoro del ricercatore russo venne pubblicato in rivista nel 1980. A questo punto si aprivano nuovi interrogativi e si aprì subito una questione importantissima. Se le nuove datazioni delle eclissi sistemavano il quadro scientifico, cosa si sarebbe dovuto fare con la cronologia dell'antichità, considerando che le date delle eclissi da lei fornite erano state utilizzate per datare i periodi storici ed erano saldamente legate a una massa di documenti storici diversi? Sulla base della teoria del moto lunare si possono redigere delle tabelle, i cosiddetti canoni, in cui sono riportati dati teorici relativi ad ogni singola eclissi, la data, le fasce di passaggio, la fase e così via. Un esempio è il famoso canone di Ginzel. Se un antico documento contiene una descrizione piuttosto dettagliata di una certa eclissi, dal testo si possono ricavare le caratteristiche osservate di tale fenomeno, come la sua fase, la fascia di passaggio dell'ombra, eccetera. Confrontando queste caratteristiche con quelle illustrate nelle tabelle del canone di Ginzel, ad esempio, si può tentare di trovare un'eclissi che coincida o abbia delle caratteristiche molto simili. Se accade che la corrispondenza avviene, si può datare la descrizione contenuta nel documento. Può anche succedere che la descrizione nell'annale soddisfi più di un'eclissi del canone astronomico, e in questo caso la datazione è non univoca.
Al giorno d'oggi tutte le crisi descritte nelle fonti antiche medievali sono state datate con questo metodo. Il problema riscontrato dall'astrofisico americano Robert Newton, come accennato prima, metteva tutta la comunità scientifica di fronte ad un problema serio, che poteva essere risolto in modo alternativo da Fomenko utilizzando le nuove tabelle astronomiche redatte da Morozov, che contenevano le nuove datazioni degli eventi astronomici descritti nelle fonti medievali e antiche, che erano stati ottenuti grazie a nuovi metodi di calcolo indipendenti sviluppati da lui stesso. Il risultato ottenuto dal ricercatore russo fu ancora più sorprendente e faceva sorgere una nuova domanda fondamentale. Quanto correttamente erano state fissate le date delle eclissi considerate oggi antiche o risalenti al primo Medioevo? Quanto precisamente corrispondono l'un l'altro i parametri di un'eclissi descritti in un annale e i parametri calcolati di una certa eclissi reale che la cronologia scaligeriana propone di considerare descritta in questo annale preso in esame? Nel libro di Morozov era stato preso in considerazione un metodo di datazione astronomica indipendente e non aprioristica, che consisteva nell'estrarre da una fonte scritta tutte le caratteristiche descritte e relative all'eclissi, come la sua fase, il tempo, il luogo geografico d'osservazione, eccetera. Successivamente, dalle tabelle astronomiche di calcolo vengono meccanicamente trascritte le date di tutte le eclissi aventi queste caratteristiche. Morozov aveva scoperto che, operando sotto l'influsso della cronologia scaligeriana già consolidata ormai da tempo, gli astronomi erano stati costretti a considerare nella datazione delle eclissi e di conseguenza dell'annale, non tutti i dati ottenuti, ma solo quelli che finivano nell'intervallo di tempo già precedentemente prefissato dalla stessa cronologia scaligeriana per l'eclissi in questione e gli eventi ad essa legati. Ciò comportò, come emerse poi, che in una gran parte dei casi gli astronomi non riuscissero semplicemente a trovare nel secolo giusto un'eclissi corrispondente esattamente alla descrizione contenuta in un determinato annale. Ragion per cui essi, lungi dal mettere in discussione la cronologia scaligeriana, finivano per essere costretti a ricorrere a forzature, per esempio indicando un'eclissi solo parzialmente soddisfacente la descrizione contenuta in un annale. Revisionando le eclissi considerate antiche, Morozov scoprì che le informazioni a loro riguardanti si dividevano in due categorie: informazioni brevi e nebulose, prive di dettagli e a volte oscure, tanto da non far capire se si trattasse di dati relativi a eclissi o altro, e in questa situazione erano presenti o descrizioni assurde oppure talmente ricche di dati da dare adito a una quantità talmente varia di soluzioni da rendere plausibile la collocazione di un determinato fenomeno praticamente in qualsiasi epoca storica. La seconda categoria vedeva invece informazioni dettagliate, e in questo caso la soluzione astronomica si presenta inequivocabile o con un massimo di 2-3 varianti. Ebbene, dall'analisi di Morozov emerse che tutte le eclissi descritte bene e dettagliatamente nel processo di datazione astronomica indipendente non contenevano delle date scaligeriane collocate nell'intervallo di tempo che va dal 1000 a.C. al 500 d.C., ma delle date sensibilmente più tarde, a volte nell'ordine di molti secoli. Queste nuove soluzioni cadono nell'intervallo dal 500 al 1700 d.C. Morozov non andò oltre, poiché riteneva che la stessa cronologia scaligeriana fosse corretta nell'intervallo tra il 300 ed il 1800 d.C., e così tralasciò di analizzare le eclissi medievali dal 500 al 1700 d.C., presupponendo di non trovare delle contraddizioni. Si era fermata al IV secolo d.C., ritenendo che la cronologia di Scaligero Epitavius, dal V secolo in poi, fosse fondamentalmente giusta, e forse questa sua decisione era mossa dal fatto che probabilmente lui stesso rifiutava l'idea che tutta la lunga cronologia scaligeriana, allungata artificialmente, in realtà potesse partire solo dall'XI secolo d.C. Ciò appariva assurdo pure a lui. Fomenko invece decise di andare oltre, estese la sua analisi anche all'epoca posteriore al V secolo d.C. e fino al XVII secolo, ed emerse infatti che le datazioni delle descrizioni delle eclissi, fatte risalire oggi a un periodo anteriore ai secoli 10-13 d.C., contraddicono l'astronomia
tanto quanto le datazioni delle eclissi anteriori al IV secolo d.C., e nei casi in cui si riscontra una certa concordanza, quasi sempre sono presenti indizi di calcoli a priori, cioè di un calcolo della data all'indietro, nel passato, fatto appositamente da cronologisti medievali del XVI-XVII secolo, a conferma della cronologia scaligeriana fondata da loro stessi. Calcolando nel passato alcune eclissi di luna, ad esempio, i cronologisti del XVI-XVII secolo in seguito le scrivevano nelle cronache antiche da loro create al fine di confermare con sicurezza la loro cronologia errata. Così Fomenko estese l'analisi anche ad altre eclissi medievali avvenute nell'intervallo tra il 400 ed il 1600 d.C., scoprendo che l'effetto dello spostamento delle eclissi considerate antiche, scoperto nell'opera di Morozov, riguardava anche le eclissi solitamente fatte risalire agli anni dal 400 al 900 d.C. Questo sta a significare che o esistono tante soluzioni astronomiche aventi pari diritto e in forza delle quali la datazione risulta non univoca, o che di soluzioni ce ne sono una, al massimo due, ma che in quest'ultimo caso cadrebbero nell'intervallo dal 900 al 1700 d.C., a partire circa dall'anno 1000. A questo proposito vi invito a fare le vostre ricerche e consultare direttamente il libro 400 anni in inganni, in cui potrete trovare ad esempio la descrizione dettagliata del processo che ha portato ad ottenere tutte le nuove datazioni delle eclissi descritte da Tucidide, che le fanno risalire dall'XI secolo in poi, e questo getta una nuova luce sulla datazione dell'evento della famosa guerra del Peloponneso, che in realtà potrebbe essere avvenuta in epoche molto più tarde di quanto si pensi. Questo spostamento in su delle date delle antiche eclissi, che ora trovano collocazione nel Medioevo, elimina di fatto il mistero del comportamento del parametro di secondo, che a questo punto, come detto all'inizio, si presenta come una linea dritta orizzontale e il salto scompare. Mentre riscrivevano la giusta storia scaligeriana, i cronologisti dei secoli XVI-XVII si rivolgevano continuamente agli astronomi, chiedendo loro di eseguire i calcoli che gli servivano. La scienza medievale subiva un forte influsso dall'astrologia ed è probabile che nelle scuole astrologiche dei secoli XV-XVII venissero risolti dei compiti scientifici, come gli esercizi per l'apprendimento dei metodi di astronomia e astrologia, ad esempio calcolando su richiesta la posizione dei pianeti al momento dell'ascesa al trono del presunto antico imperatore Giustiniano I, che visse secondo la cronologia scaligeriana nel VI secolo a.C., oppure in quali giorni si fossero verificate le eclissi durante l'impero romano collocato nei secoli 3 e 6 d.C. e così via. Questi calcoli, che avvenivano ovviamente nei secoli 16-17, venivano poi scritti nelle redazioni finali delle antiche cronache. Si trattava ovviamente di un grande lavoro utile se la nuova cronologia scaligeriana fosse stata corretta. Peccato che non lo era. Così gli astronomi medievali aggravarono l'errore degli astorici medievali di Scaligero e Petavius, calcolando sulla sua base la posizione dei pianeti durante l'ascesa di Giustiniano I e scrivendo una nota del tipo: il giorno dell'ascesa di Giustiniano I, ricordiamolo, stabilito a priori dalla cronologia, i pianeti si trovavano in determinate costellazioni. E ciò portò alla nascita di numerosi errori cronologici e di uno scheletro astronomico, che era a questo punto solo un risultato di calcoli medievali posteriori spacciati poi per osservazioni antiche. Naturalmente, a volte si riscontrano delle discrepanze con la moderna astronomia e quando accade gli storici dell'astronomia correggono l'osservatore antico e ciò accresce l'illusione di autenticità della cronologia scaligeriana. E che fare quando i risultati dei calcoli astronomici moderni divergono in modo radicale dalla cronologia scaligeriana? In questi casi gli studiosi moderni liquidano il tutto disquisendo dell'ignoranza degli antichi osservatori, e questo accade spesso, come abbiamo visto nel caso in cui emergono evidenze differenti che mettono in discussione la cronologia scaligeriana. I risultati portati da Fomenko dimostrano che la cronologia consensuale risulta attendibile solo a partire dal XVII secolo e che serve ancora un enorme lavoro di datazione indipendente delle eclissi e degli oroscopi descritti nelle fonti scritte. Inoltre, le nuove soluzioni astronomiche corrette si trovano nell'intervallo dall'XI secolo al XVIII secolo d.C.
Pressappoco il quadro che si viene a formare è il seguente. Inizialmente i cronologisti scaligeriani crearono una cronologia errata della storia antica e medievale, allontanando nel passato la storia reale dei secoli 11-17. Successivamente iniziò un enorme lavoro di calcolo finalizzato a rivestire di aspetto scientifico tutte le interpolazioni, e a questo fine furono riveduti i calcoli astronomici. Ebbe luogo così un processo intenzionale di falsificazione della storia a tutti gli effetti. Furono create le teorie degli antichi calendari e gli stessi cronologisti iniziarono a ripristinare questi antichi sistemi di calendari che si ritenevano essere utilizzati dagli uomini in un lontano passato per centinaia, se non migliaia di anni. Gli eventi autentici medievali acquisirono delle nuove date inesatte e furono relegati in un lontano passato. L'errata convinzione degli storici circa l'attendibilità di queste presunte date antiche calcolate teoricamente li porta a credere fortemente che la cronologia scaligeriana sia corretta, avvalorando così la sua autenticità, non sospettando così che in realtà queste osservazioni di calendario siano state calcolate in tempi recenti e solo nei secoli 16-17 d.C. In questo modo si viene a creare un circolo vizioso che va ad aumentare ancora di più la patina di autorità di cui si è rivestita nei secoli la versione scaligeriana, in realtà errata, della cronologia. Lo stesso accade per gli antichi oroscopi e le datazioni delle eclissi di luna e di sole, che potevano essere calcolate facilmente nei secoli 16 e 18 e aggiunte successivamente come osservazioni astronomiche antiche nelle pagine dell'errata cronologia scaligeriana. Da qui si deduce quante serie conseguenze possono aver originato simili calcoli cronologici tardo-medievali spacciati poi per autentiche osservazioni astronomiche. Per le fonti scritte non era poi così difficile prendere penne e calamaio e aggiungere nella pagina dell'annale antica osservazione. Gli stessi sospetti vanno riferiti poi a reperti archeologici certi o all'antica architettura monumentale con la massima cautela del caso. Se l'oroscopo è raffigurato come un grande bassorilievo sul soffitto di un antico tempio o sul coperchio di un'antica tomba, ci sono buoni motivi per ritenere che ci si trovi di fronte ad un originale e ad un'osservazione medievale autentica, come nel caso dello zodiaco di Dender, ad esempio, che tratteremo a parte in un altro video, e non del frutto di calcoli posteriori basati a priori sulla cronologia di Scaligero e Petavius. Insomma, le nuove datazioni astronomiche ottenute da metodi di calcolo indipendenti, prima da Morozov e successivamente da Fomenko, hanno messo in dubbio fortemente la cronologia scaligeriana. Molti eventi astronomici considerati antichi ora si iscrivevano nel periodo medievale e questa andava di fatto a cancellare l'epoca antica per come era stata presentata dalla versione scaligeriana. Furono risultati importanti che aprivano nuove questioni che tutta la comunità di storici non voleva affrontare. Questo lavoro di ridatazione astronomica venne poi pubblicato nelle apposite riviste scientifiche e presentato durante vari congressi. Non mancarono le critiche e gli attacchi provenienti da vari storici che erano ignari che questo fu solo l'inizio. Da qui infatti il ricercatore russo approfondì il discorso e insieme a Nosovsky, giovane matematico esperto di teoria delle probabilità e di statistica matematica, intraprese un percorso che lo portò a delineare un quadro più ampio e profondo di tutta la questione storica. Svilupparono infatti dei metodi di calcolo matematico-statistici indipendenti dalla cronologia consensuale ed analizzarono una notevole quantità di fonti scritte ed annali, scoprendo che molti di essi erano la copia di altri e che la cronologia fosse stata allungata artificialmente, restituendoci una storia documentata molto più lunga rispetto a quanto fosse in realtà. Con le nuove datazioni astronomiche il vaso era stato appena scoperchiato e nuove rivelazioni erano sul punto di venire alla luce e rendersi evidenti. Era solo l'inizio di un qualcosa di più grande che ormai non poteva essere ignorato e si apprestava a travolgere come un'onda tutto quello che si pensava di conoscere della storia fino a quel momento. Bene ragazzi, anche oggi siamo arrivati al termine di questo video. Mi raccomando, se vi è piaciuto mettete mi piace, lasciate un commento e se non lo siete ancora iscrivetevi al mio canale. Grazie ancora di tutto e ci vediamo alla prossima.